Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi vi parlerò dell'avvitatore ad impulsi della Ribmex, il piccolo, perché ne fanno anche uno grande, infatti questo è da 150 Nm. Adesso lo metteremo alla prova e vedremo come si comporta. Vi ricordo che questa recensione è in collaborazione con Ribmex Italia, che mi ha inviato questo utensile e qualche altro che vi ho già recensito. Inoltre oggi vi farò vedere il banco da lavoro sempre della Ribmex, e infatti lo proveremo su una morsa montato su di esso. Vi farò vedere così qualcosina che lo riguarda, quindi iniziamo e vediamo come va. L'utensile arriva privo di batteria, infatti la batteria e il caricabatterie andranno acquistati a parte. Vi lascerò il link per poter acquistare tutto ovviamente. E all'interno della confezione troveremo il manuale di istruzioni, una dichiarazione di conformità europea e un volantino in cui ci sono rappresentati, illustrati tutti gli utensili con i quali la batteria è compatibile e alcuni inserti per poterlo utilizzare. Allora, vediamo questo utensile da vicino. Allora, il corpo tutto in plastica con la parte frontale in metallo, ha degli inserti in gomma, tutta l'impugnatura è rivestita in gomma, quindi è abbastanza ergonomico. Sulla parte frontale c'è l'innesto a baionetta, quindi basta fare scorrere in avanti la parte in cui si inserisce l'inserto. Quindi si inserisce, si rilascia e l'innesto rimane bloccato al suo interno. Per poterlo azionare bisogna premere questo tasto che regolerà anche il numero di giri, infatti più lo premiamo più velocemente andrà. Contemporaneamente si accenderà anche un LED posto sulla parte frontale. Quindi più lo premo più va veloce. Ok, questo utensile raggiunge 2500 giri di velocità e 150 Nm di coppia. Per invertire il senso di rotazione basterà fare scorrere questo tasto verso destra o verso sinistra e in questo modo potremo avvitare oppure svitare. Il mandrino gira perfettamente dritto, il rivestimento essendo a baionetta, quindi avendo questo movimento durante la rotazione, dà un'illusione ottica che sia storto, ma osservando il centro, quindi la parte esagonale da un quarto di pollice, ci accorgeremo che ruota perfettamente dritto. Ok, adesso viste queste caratteristiche avviciniamoci al banco di lavoro sempre della Ribmex e vediamo di utilizzarlo facendo alcuni fori e avvitando alcune viti un pochettino impegnative. Siamo pronti a fare le prove. Ho deciso di testarlo con la batteria da 2A, perché se ci riesce con la batteria da 2A ovviamente ci riuscirà anche con la batteria da 4, invece viceversa rimarremmo col dubbio, quindi provo ad avvitare questa vite da 5 mm di diametro per 8 cm di lunghezza. Vediamo come va. È andata perfettamente. Avvitiamone più di una. Tutte senza preforo. Avvicino un pochettino l'inquadratura così si vede meglio. Ok, ma queste possono essere viti relativamente facili, quindi facciamo una prova anche con delle viti molto più grosse, anche se leggermente più corte, e utilizzeremo una bussola. Infatti l'alloggiamento esagonale ci permette di utilizzare la bussola. Allora, è andato perfettamente fino in profondità. Perfettamente. Allora adesso proviamo anche una vite molto ma molto più difficile, quindi una vite da 21 cm e vediamo se riusciamo a farla entrare tutta. Quindi questa di qua, ovviamente sempre senza preforo. Perfettamente. Senza alcun problema e obiettivamente molto molto velocemente, però riesce ad avvitare le viti grandi
Ma come sappiamo, le viti devono essere anche gestibili, quindi se un abitatore è molto potente e non ci permette di dosare la forza, questo non ci aiuta sicuramente, non ci agevola nell'avere dei buoni lavori. Quindi adesso proverò anche ad abitare delle viti piccole e vediamo se riesco a farlo senza fare sprofondare la testa. Proviamo allora ad abitare queste viti da 3 cm di lunghezza per 3 mm di diametro. Per queste ci vuole davvero un buon dosaggio della forza. Perfettamente, riesco ad arrivare a filo senza alcun problema. Ecco, si attivano gli impulsi, però ci permettono di lavorare. Ovviamente è possibile utilizzare anche delle punte con il codolo esagonale, quindi inserirle nell'innesto a baionetta e forare sia il legno che il metallo. Per fare questa prova sto utilizzando una punta per il metallo, anche se sto forando il legno, perché è possibile farlo senza alcun problema. Dopodiché, con la stessa punta foreremo anche una lastra di metallo. Come vedete, riesce senza alcun problema. Adesso farò un forellino su questa lastra. Ho messo ovviamente l'olio da taglio, di tutto vi lascerò il link, tutto ciò che io testo che per me va bene, vi lascerò il link. Come vedete, sono riuscito anche ad utilizzarlo per fare il foro sul metallo. Adesso metterò una punta per il muro, sempre con codolo esagonale, e proveremo a forare questo mattone in cemento. Come vedete, è riuscito, nonostante la scarsa qualità delle punte, perché sono delle punte molto economiche, a praticare questo foro per tutta la profondità della punta stessa. Perfetto. E allora, l'avvitatore ad impulsi si utilizza comunque più che altro per avvitare bulloni, eccetera. Quindi facciamo una prova avvitando questo bullone M8 in questo scatolato di metallo da 2 mm. Perfetto, ha distrutto letteralmente la rondella e ha deformato il metallo sia da questa parte che da questa parte, quindi è riuscito ad avere una forza davvero molto elevata. Sono utensili da utilizzare comunque senza esagerare, altrimenti appunto c'è il rischio di danneggiare le superfici. Questo è il banco da lavoro della Ribimex con il top in legno, due cassetti sulla parte centrale, poi ha un ripiano nel quale poter riporre appunto utensili e quanto altro, un altro reparto con uno scaffale intermedio e poi uno sportello con una chiusura a chiave. Ha una superficie molto ampia, davvero comodissimo per lavorarci, lo sto utilizzando ultimamente con la troncatrice, ma anche con il trapano a colonna o comunque con la morsa per determinati lavori. E devo dire che come tavolo di lavoro è abbastanza robusto, l'ho montato in un paio di ore e sono davvero soddisfatto anche di questo articolo. E allora ragazzi, siamo giunti alla fine di questa prova del piccolo avvitatore ad impulsi della Ribimex da soli 150 Nm, che però come abbiamo visto riesce ad erogarli tutti
Perfettamente, senza tralasciarne nessuno, perché riesce a evitare anche viti molto grandi. Devo essere sincero, io finora l'avevo utilizzato solamente per viti piccole, le classiche viti da circa 5 centimetri. È andato benissimo, però con queste viti mi sono stupito io stesso. Ho deciso di utilizzare la batteria da 2 A per dimostrare che lavorasse bene anche con una batteria che non era estremamente grande, ma mi sono accorto tra l'altro che la batteria era anche scarica, quindi è riuscito a lavorare bene nonostante tutto. E cosa dire? Secondo me è un utensile a questo punto valido che appunto riesce a soddisfare le esigenze sia degli hobbisti che non, perché riesce sia ad avere una forza tale da avvitare le viti grandi che anche una forza gestibile perché è molto versatile, riesce ad avvitare delle viti piccole senza farle sprofondare all'interno del legno. Quindi devo dire che effettivamente si è comportato molto bene. Vi lascerò tutti i link nella descrizione per poter comprare sia ovviamente l'utensile che si trova su manomano.it e su Amazon e anche altri siti di shop online. Ultimamente qualcuno mi ha scritto che non è riuscito a trovare le batterie del caricabatterie, ma tra quarantena, ferie, eccetera, possibilmente ci sono carenze di scorta nei magazzini, non lo so. Eventualmente vi lascerò anche i contatti per poter scrivere direttamente all'azienda e poter acquistare gli utensili corredati di batterie, eccetera. Detto questo, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, ringrazio Ribimex di avermi mandato l'utensile, di avermi dato questa opportunità di farvelo conoscere. Vi do appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti, ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche e ricevere le mail ogni volta che caricherò un nuovo video e ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!